Un caldo da girone infernale anche nelle corsie degli ospedali. Temperature vicine ai 30 gradi che potrebbero avere ripercussioni per le persone ricoverate, soprattutto per quelle più anziane. Il caldo insopportabile nei reparti di degenza di area medica, chirurgia d'urgenza e malattie infettive all'ospedale di Ponte a Nicchieri è stato determinato dalla rottura dei tubi dell'impianto di condizionamento. La perdita d'acqua ha sfondato il controsoffitto e lo sgocciolamento continuo ha completamente allagato tutto il day hospital oncologico e il servizio di chirurgia ambulatoriale. Stessa situazione di caldo opprimente, sottolinea La Nazione, anche a Torregale. In questo caso ad andare KO l'impianto di condizionamento. Una situazione invivibile per pazienti e operatori sanitari, dice il coordinatore della CGL, della RSU, della ASL Toscana Centro, Simone Baldacci. 10 giorni fa era intervenuto il SEP, il Servizio di Protezione e Sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL, avendo constatato la presenza di elevate temperature. Aveva dato indicazione di installare condizionatori portatili come i pinguini, ma l'impianto elettrico non ce la fa a sostenerli, rischiando il blackout. I disagi per i pazienti sono enormi, anche perché nelle aree mediche sono ricoverati molti anziani che arrivano disidratati, ha aggiunto il sindacalista CGL Baldacci. Il personale sanitario è ridotto al lumicino, quindi costretto a lavorare a ritmi insostenibili con indosso le tute, che fanno caldo anche d'inverno.